Alla fine il comune di Brescia si è dovuto ricredere e dare ragione ai sindacati. Il requisito contestato, vale a dire il possesso della patente A3 per la guida dei motocicli di grossa cilindrata, sarà tolto dal prossimo bando per l'assunzione degli agenti di polizia locale. Il primo concorso per l'assunzione di 25 agenti, infatti, aveva visto la partecipazione di oltre 450 persone, ma solo 14 candidati idonei, innescando naturalmente le proteste dei sindacati. Da parte nostra si dà la possibilità di far partecipare, di ampliare la platea dei partecipanti. Ecco perché il problema stava in un requisito, ci spieghi. Era la patente di categoria A3, che comunque avrebbe comunque escluso i concorrenti dai 18 anni ai 21 anni, perché per poter avere la patente di categoria A3 bisogna avere il requisito dei 21 anni d'età. Noi siamo sotto organico, ci sono state mobilità, c'è stato il concorso, sono stati fatti doni circa 14 persone, però è con... c'è da parte dell'amministrazione l'intenzione di poter bandire un nuovo concorso per andare a sopperire alle carenze organiche che adesso, che tuttora permangono. Con l'arrivo di 25 nuovi agenti la situazione cambierebbe? Beh, non cambierebbe del tutto, perché se rimarremmo comunque, però andrebbe a colmare i pensionamenti, la quota 100, quelli che sono usciti per quota 100. Quindi sarebbe non una soluzione definitiva, comunque molto ma molto migliorativa. I tempi per il nuovo concorso non sono ancora certi, ma un primo passo verso la facilitazione delle assunzioni è già stato fatto.